Bentornati sul mio canale YouTube, ragazzi, ciao a tutti, ragazzi e ragazze, ovviamente sono Tufomix e questa sera, quest'oggi per me è sera, per voi non lo so, può essere mattina, pomeriggio, non fa nulla, l'importante è che siete qua in mia compagnia e siamo pronti per continuare il nostro Jedi Survivor Star Wars. Andiamo con continua e proseguiamo dove eravamo arrivati, mentre intanto che io cosa dirò? Mentre intanto che io cosa dirò? Bellissima questa frase. Mentre intanto che io cosa dirò? Dirò che vi ringrazio per i vostri like, per tutte le vostre visual, per quello che fate per me, per i commenti, per i mi piace, ragazzi. Grazie mille. E grazie sempre a voi che il canale progredisce giorno per giorno. E adesso saliamo con la nostra Mantis, eccola qua, pronti per partire. Dove andremo mai? Siamo qui, noi siamo questo, eccoci qua, siamo cavolo. Saliamo su a bordo e partiamo per la nostra destinazione. Ovviamente salutiamo anche i nostri amici YouTubers, Alessandro Gamer, Lupo del Tubo e Deburneo. Deburneo, Alessandro Gamer portano oltre, cioè, simulazioni di calcio, principalmente Alessandro porta queste, e Deburneo porta anche giochi fantasy di ruolo, giochi d'azione. Mentre il Lupo del Tubo porta a tutto quello che riguarda i motori, simulazioni di pullman, camion, auto, eccetera, eccetera, eccetera. Diamo un'occhiata. Dove si va? Luna frantumata, andiamo lì. Dove sta la luna frantumata? Vediamo un po'. Investiga su Tanalor. Allora, vediamo un po' dove sta. Questo è Kobo. Questo è luna frantumata. Obiettivo principale: studio Tanalor sulla luna frantumata. Ok, ragazzi, andiamo qua. Partiamo direttamente così e si va in viaggio. La luna di Kobo. Si parte, sì. Ci siamo tutti a bordo? Ammetto di aver rivalutato quegli anacoreti. Non li avevi chiamati tipi strani? Questo prima che Sir mi dicesse che aiutano i profughi in fuga dall'impero. Ma davvero? Sì, insieme a un gruppo che chiamano il Cammino Segreto. Sono notizie riservate, acqua in bocca. Capito. È stato bello rivedere di nuovo tutti. Sì, puoi dirlo forte. Cordova dice che scopriremo come attraversare l'abisso rintracciando le vecchie tane di Dagan. Già. Gris, sai qualcosa su quel laboratorio sulla Luna? Mica sono una guida turistica. Sono un Lateron impegnato e non visito lune frantumate. Prima Jedha e ora questa. Le lune portano solo guai. Jedha è una luna? Non lo sapevo. Ehi, Cal, vieni qui. Ok, e vai. Luna frantumata, stiamo arrivando. Eccoci qua. Madonna. Scusa. Tutto bene? Solo un pizzico arrugginito. Tu? Ho visto adesso che ha quattro mani. Ce la faremo. Oh, senti, senti come siamo ottimisti. Vuoi farmi un piacere? Piantala. Mi fai venire il mal di pancia. Sicuro non sia il tuo cibo? Cosa è stato? Ci siamo quasi. Dicono che la luna sia infestata. Guarderemo, ragazzi, guarderemo della luna infestata. Intanto ci avviciniamo per scoprire, insomma, qualcosa di questa avventura, di questa bellissima avventura con una grafica stupenda. Ok, perfetto. Adesso scendiamo, che facciamo? Due chiacchiere prima? Stai bene? Io? Sì, oh certo. Grazie per aver portato la Mantis sull'ennesima luna infestata. Non ci metterò molto. Non c'è di Dirò al che. laboratorio che Cordova ha trovato citato nell'archivio. Certo, fai con comodo. Grazie. Allora, usciamo di qua e vediamo se devo prendere qualcosa che può servirmi prima di scendere. Possiamo scendere anche di qua. Ah, ma dove siamo? Ah, c'è una stazione qua. Miseria, pensavo che alterassimo così solo l'una a casa, cioè in realtà c'è una stazione. Non potevano mettere il laboratorio in un posto più allegro. Eh già, ma se qui troveremo qualcosa che ci aiuterà ad attraversare l'abisso, va bene così. Da come la racconta Gris, l'abisso è un cimitero di navi. E ora siamo su un cimitero lunare. Un sacco di cimiteri. Un sacco di cimiteri. Ok,
Non mi ricordo più come si faceva a usare la pistola, ragazzi. Ah, così, ok, perfetto. Allora, per dove andiamo? Cos'è quello? Vabbè, ci conosciamo? La stazione è chiusa. Sono arrivati. Chi? Siamo sotto attacco. Protocolli di evacuazione in corso. Ma sei fuori di testa? Ma quali attacchi? Ma che protocolli? Ma hai bevuto dell'alcol etilico? Va bene, vediamo cosa c'è qua. Esamina. Ricorda il meccanismo della foresta, ma su scala più grande. Sarà uguale, si sente. Stando a Infatti. Cordova, Dagan ha visitato un laboratorio su questa luna. Questa sembra opera di Kree. Però ci fa scendere abbastanza, eh. Ok, qua c'è nulla di qua. Però siamo da soli, non è venuto con noi. Forgia automatizzata. No, Bene, da qui non si passa. assolutamente no. Da qui non si passa. Vediamo un po' che c'è qua in giro. Qua c'è qualcosa. Credono davvero che ci sia qualcosa oltre l'abisso? Santa Ricri ci crede. Suppongo che al consiglio basti questo. Questi erano due Jedi che stavano parlando, ragazzi. I non convinti. Chi sono i non convinti? Due scienziati dell'Alta Repubblica parlano dell'anomalia stellare e del loro lavoro presso la struttura. Nonostante un disaccordo sullo scopo esatto delle loro ricerche, entrambi concordano sul fatto di proseguire. Ok. E noi proseguiamo anche noi per dove? Dato che da qualche parte bisogna pure andare, di là non possiamo andare assolutamente, perché ci faremo del male, ma tanto no, assolutamente no. Di qua c'è un qualcosa, esattamente, sì, eh. Andiamo di qua. Ragazzi, si comincia ancora ad andare avanti e indietro qua, porca miseria, sempre come dei carciofi volanti, vediamo. Eh no, di qua adesso non si va da nessuna parte, probabilmente di qua niente, di qua neanche. Andiamo così, vediamo di qua cosa c'è. Niente, dall'altra parte, ragazzi, ma qui c'è proprio una cosa allucinante, andiamo di qua. Pensavo di trovare tutto in funzione dopo così tanto tempo. Occhi aperti. Troviamo quel laboratorio. Allora. Ok, è andata bene. Ah però, qui c'è da morire facile. Scendiamo qua? Che c'è? Attiviamo questa? Ah, ok. Abbiamo due cartoni spogliatoio. Ah, ok. Prima eravamo là in fondo, ora siamo di qua. Intanto, ragazzi, qua c'è, possiamo già fare così e meditiamo, gente. Meditiamo. Tufo Mix è con voi e medita. Allora, abbiamo disponibile un punto di abilità, eh. Ma non saprei se vale la pena prenderlo adesso oppure lo prendiamo un'altra volta. Diamo un'occhiata, diamo un'occhiatina veloce, super velocissimo. Ha una spada laser, difesa. Vediamo un po' come si è messo come difesa. Vediamo un po', due punti questo qua due punti. Qui cosa c'è? Aumenta il tempo in cui i nemici, mentre sono confusi, attaccano altri nemici. Va bene, aumenta, non ce ne frega nulla. Questo cos'è? Spinta radiale, premere 2 per eseguire una spinta su un'area, va bene, ovviamente non ci interessa.
Aumenta la durata dell'effetto rallentamento sui nemici. E qua invece aumenta la forza recuperata quando esegui con successo una schivata di precisione. Ragazzi, non è che vediamo un po', andiamo a vedere dalla parte della forza. Allora, attrazione resistibile. Ah, beh, dovrà aprire praticamente. Le vediamo tutte perché sono tutte mescolate. Effettivamente, sì. Andiamo sulla forza, andiamo di qua, andiamo sulla spada laser, va bene. Forza. Abilità con queste, qua spada laser. No, due ragazzi, uno lo teniamo per adesso, non ci serve a nulla. E quindi teniamo un punto abilità, potrebbe essere utile per dopo. Allora, Molto bene, vediamo andiamo. dove andare. Qui c'è una porta, qui cosa c'è? Questa è chiusa. Dove andiamo? Amica mia, di qua? Ah, beh, si è aperto qua, non me ne ero neanche accorto. Allora, proseguiamo di qua, ma stiamo attenti perché... C'è qualcuno qua, salve! Settori da 5 a 9 inutilizzabili. Settori da 1 a 4 operativi. Stato della struttura attivata. Stato del meccanismo disattivato. Qua c'è le brandine, gente che dorme, gente... Ah, qua c'è una stanza, c'è una camera, ma probabilmente qua si riposavano. Vediamo che c'è qua. Qual è il verdetto? Non regge. Dovremo rinforzare la camera di nuovo. In nome della scienza. Due scienziati della Repubblica conducono test con risultati inaccettabili. L'unico modo per fare progressi, suggerisse uno, consiste nel rinforzare ulteriormente il loro apparato. Va bene. Direi che qua non c'è altro da vedere in questa stanza. Di qua è chiuso, quindi andiamo dall'altra parte. Ragazzi, non è che ci sia molto, qui c'è la guardia di prima, quindi andiamo di qua. Il dolore. Questa non ci voleva. Ci stavano aspettando. Questo è cattivello, però io qua devo sparare meglio, come faccio a sparare? Ah, ok. E quello se n'è morto là sotto, però ragazzi qua comincia a esserci dei nemici, eh. Passiamo così. Ok. E chi era questa? Ragazzi, stiamo tranquilli, stiamo calmi, vediamo cosa c'è qua. Niente. Di qua non si va giù, però di qua mi sa che ci sono dei tubicini che saltiamo sopra quelli, mi sa che saltando su questo andiamo su quello, andiamo su, andiamo in quella stanza là, ma dove eravamo prima, quindi andiamo per di qua, vediamo che c'è di qua ragazzi perché mi solletica la cosa, vediamo, qui non c'è nessuno, qua neanche, qua dietro, l'ho visto. Frate, voglio combattere. Fermati e combatti. Assaggia questo. È svelto. Quanti altri ci stanno aspettando? Madonna, sono cattivissimi. Allora, qui era qui dietro nascosto, va bene. Però non è che mi aiuti tantissimo, quindi facciamo così, eh. Due sono meglio di una. Allora, qua non c'è niente, vediamo qua. Cosa abbiamo qua? Di qua si può saltare giù. È chiuso, non posso saltare giù perché è chiuso. Qua non mi dà niente. Di qua dove si va? Vediamo.
brutto presentimento? Sì, anch'io. Mi sa che sono tanti questi, eh. Non vogliono lasciarci dare un'occhiata in giro, eh? No, la frontiera, no? Finiti? Chi è qui dentro? Qui non fa niente. Allora, ragazzi, cerchiamo di stare un po' attenti. Che c'è qua? Hey, BD, puoi aiutarmi? Oh, hai aperto così un po', non so che avvisare. Un attimo, eh? Un attimo, vediamo un po', perché qua ci sono un sacco di... ho capito. Scambia, cos'è? Non ho nulla. Ah, sì? Vediamo. Stazione di ricarica droidi. Un'intera stanza è stata dedicata alla ricarica dei tantissimi droidi di manutenzione della struttura. Ah, erano manutentori, ragazzi. Quindi un paio erano guardie. Dopo l'occupazione dei predoni, tuttavia, la stazione della batteria è stata riconfigurata per essere utilizzata da droidi da battaglia. Infatti qualcuno erano battaglieri, battaglioni, insomma erano da battaglia, dai. Ok, andiamo di qua, che ha aperto la porta adesso. E da che parte andiamo? Di qua non c'è nessuno, di qua sembrerebbe tranquillamente tranquillo, però non vorrei mai... Là c'è qualcosa che mi sfugge. Oh madonna, intruso? Intruso. Ho pensato di affrontare una gran guardia. Gran guardia riprogrammata. Gran guardia. Può contrattaccare anche dopo aver parato un suo attacco. Può non abbassare la guardia. Può continuare a combattere anche quando rimane senza testa. La sua aggressività aumenta, ma risulta più prevedibile. Ultimo incontro, luna frantumata, forgia automatizzata. È bruttarella, guarda, è bruttarella, ma adesso non c'è più, l'abbiamo fatta secca. Allora, ragazzi, eravamo qua, la guardia è uscita là. Diamo un'occhiata in giro, cosa ci potrebbe essere qua di interessante. Là c'è un'altra stanzetta, però non vorrei andarci subito così d'amblè. E anche perché mi sa che diventa un passaggio abbastanza... Ogni tanto è pericoloso, eh. Ok, adesso probabilmente... qua non so dove siamo di qua, però possiamo andare dall'altra parte anche, perché ragazzi, è di qua, è un po' un caso. Ah, là devo andare, minchia! Io direi di andare dove eravamo prima, un attimo. Vai! Torniamo indietro, perché ho visto là c'è un altro passaggino, eh. Ok. Andiamo là in fondo, vediamo cosa c'è là in fondo, perché ho visto che c'è un qualcosina, magari qualche regalino, qualche cosa di interessante. E figo, qualcosina c'è. Dov'è il laboratorio? Accesso al laboratorio vietato. Laboratorio inaccessibile. Stai bene. Trova un posto dove nasconderti. Non ho l'accesso. Ho provato a dirglielo. Lasciatemi in pace. I predoni ci sono proprio andati giù pesante con questi droidi. Zeta riuscirà a decifrarlo per noi. Oh, un disco dati, ottimo. E di qua dove si va?
Di qua si va a... Si va di qua. Ok, dove siamo di qua? Oh, qui c'è qualcosa. Con calma. Apriamo qua, vediamo. Apriti. Ok, che c'è? Metallo unico, va bene. Non è che abbiamo tanto bisogno, ma lo prendiamo favorevolmente. Che c'è qua sotto? Niente di che. Quindi qua non siamo ancora, non eravamo venuti prima, perché però qua è chiuso. Per... No, è aperto. Bisogna aprire la porta. Praticamente e dove eravamo prima? Dove siamo saliti? Dove abbiamo ucciso quello? Siamo passati per di qua, siamo andati avanti, qua tutti i robottini, ormai non ci sono più neanche uno perché li abbiamo fatti fuori tutti. Ok, torniamo dall'altra parte, di per sé abbiamo fatto un giro per niente inutile, ragazzi, quindi siamo ancora qua. Quindi si va di qua questa volta, perfetto, si va di qua e la vedo abbastanza pericolosa, molto pericolosa, ragazzi. Siamo sul mio canale Tuffo Mix, vi tengo compagnia questa sera, quest'oggi, questa mattinata, questo pomeriggio, questo quello che è, con Star Wars Jedi Survivor. Noi siamo Cal, questo simpatico eroe con BD alle spalle o sulle spalle, di fate come volete voi. Che fa questo? Che ha fatto l'interessante? Ha spento qualcosa? Io adesso potrei fare una cosa tipo così, no? Voilà! Oh, è rischioso questo. Vai, 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 vai. Bravo! E adesso? Ah! Ok. Madonna, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Vabbè, ancora da capo, brutto bastardo. Ok. Madonna, stavo per cadere ancora, è brutto il sorso di un cammello tropico. Vediamo qua, c'è qualcuno? Ok, siamo passati di qua, vediamo qualcosa di interessante. No, c'è da saltare pure qua. E madonnina, che c'è qua? Allora, qui c'è niente da prendere, non c'è nulla da prendere. E dove si va? Di qua si deve saltare? Eh sì, bisogna fare... Ah, là in fondo, madonna ragazzi. Ah, questo è mio, vai, attiva. Ah, perfetto. E ci fa andare di là, volendo, però per il momento... Vabbè, per il momento siamo qua. Ah, attiviamo questo. Noi eravamo là prima, no? Taglia. Quindi qua si può scendere, usare questo, si torna giù di qua dove eravamo prima, ok? Eravamo qua, però si può andare anche di là, ma diventa un pochino diventa un po'. Madonna, si è fatto male cane. Ok, che c'è? Che c'è? Vai! Sai sempre dove guardare. Di là? Che c'è? Che c'è? Che è questo? Interagissi. Concentrati. Che succede?
Però mi sa che sono tantissimi questi. Mi sa che sono tantissimi. Quanto dura questo combattimento? Ragazzi, ma quanto bisogna combattere qua? Madonna, raga, ce n'è voluto però qua, eh? Un test di conoscenza virtuale? Ha funzionato. Ah, ok, punto abilità ottenuto, va bene. Ne possiamo prendere un altro? Posso farcela. No, ragazzi, no, ho fatto ancora. Non dovevo farlo.
non mi dà più punto abilità, immagino, me ne ha dato uno una volta, non me lo dà più. Ok, perfetto, ho sbagliato io a farlo due volte, lo devo fare una volta solo e andare avanti. Ce l'abbiamo fatta. Comunque abbiamo fatto questo, andiamo avanti perché qua non c'è altro da fare. Oh, qui c'è qualcosa però, raga, eh. Qua c'è qualcosa, interagisci, vediamo. Riuscirà a decifrare questo disco. Adesso da che parte andiamo? E qua è chiuso, senza. Andiamo a circondare. Devo tornare indietro probabilmente. Quindi bisogna. Ok, quindi probabilmente bisogna andare giù per di là, se dico male. Ah, esatto. Ok. Qua sotto c'è qualcosa, ma come si sente? Ah, di qua. Di qua. Oh madonna, ci è mancato poco, eh. Ho visto qua c'è qualcosa da. Come si fa da dentro? Ah madonna, non era qua. Non possiamo mica andare tanto più in là, eh. Allora bisogna andare là sotto, allora probabilmente. Noi siamo venuti da qua. Ho visto che qui sotto c'è qualcosa da prendere, non so come fare a prenderlo però, ragazzi, perché mi sembrava che fosse qua sotto, eh. Sì, ma non posso buttarmi giù perché mi farei troppo male. Quindi bisogna per forza di cose. Occhi aperti, BD! Ah, ok, ho capito, ho sbagliato io, ragazzi. Occhi aperti, BD. Dimmelo prima. Non è ancora finita. No, ho sbagliato io. No, prima, devo farlo prima, eh. È uno scherzo? Prendi per il culo, eh. No, ragazzi, aiutatemi. Ma dai. Bravo, 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 Pirla. Allora, stiamo dritti, perché sennò non si riesce a fare questo, eh. Così. Ma dai! Ma dai, che c'ero quasi! Pirla che sono! Ottimo lavoro, amico! È ottimo! Chi sei? Settore 5 Epsilon. Nessuna anomalia. Scansione settore 5Z. Un'anomalia. Vediamo che si può il fare. Il cielo è squarciato. Siamo stati attaccati. Da chi? Ragazzi, siamo stati attaccati. Da chi? Ove è possibile personalizzare i blaster. Ok. Possiamo fare anche il blaster. Quindi abbiamo anche il blaster da personalizzare, con vari pezzi da cambiare, volendo possiamo cambiare questo, no, è sempre quello, questo non si può cambiare, questo non si può cambiare, cambiamo un Kaiser, ragazzi, abbiamo due da cambiare, niente, da che parte andare. Allora, tu come ti chiami, chi sei, cosa vuoi? Salve. Tutto bene? Sufficientemente bene, considerato che nessuno mi ha rivolto la parola per numerosi cicli. Dati interessanti, posso aiutarti? C'è qualcosa di prezioso alla base di questa struttura. Grazie. Andremo a dare un'occhiata. Adesso, ragazzi, vorrei cercare un punto dove salvare, così magari per lustra. Ok, per lustra. Vediamo se qua si può salvare da qualche parte, ragazzi, perché vorrei salvare. Dove si va? Di qua.
Di qua si sente sicuramente. Io vorrei andare a salvare, ma non trovo un posto per salvare. Allora, di qua non c'è nulla, qua andiamo adesso e non c'è niente. Qui è tutto chiuso, la porta là in fondo, ragazzi, è chiusa, quindi non si può passare sicuramente, però qua c'è qualcosa, vediamo. Devi aprirla. Ah, ah, perfetto, ragazzi. E noi qua adesso salviamo. Ok, ragazzi, salviamo qua, ci riposiamo un attimo e ci rivediamo al prossimo episodio. Tufomix vi saluta, vi ricorda che se volete potete tranquillamente lasciare un like, è gratis, non costa nulla, il like non costa niente. L'unica cosa che costa sul canale è il grazie, ma non vi dico di farlo, non è indispensabile, l'ha messo YouTube, me l'ha messo perché siamo, non so, perché se ce l'ho io, vabbè, c'ho anche quello lì, però a me interessa il mi piace, interessa il like appunto, un'iscrizione da parte vostra, che è sempre importante, è sempre utile, aiuta sempre il canale a crescere. E se poi attivate la campanella, ragazzi, sarete avvisati ogni qualvolta inserirò un nuovo video sul mio canale YouTube. Ovviamente la cosa importantissima che mi fa piacere, che mi aiuta a crescere e a capire cosa piace a voi, per cui poi posso portarlo quello che appunto piace a voi, un commento. Il commento è la cosa bellissima. Con un commento io vi imparo a conoscere. Ci conosciamo meglio, conosco i vostri gusti e posso portare quello che più piace anche a voi. Detto questo, ragazzi, il Tufomix che sono io vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo episodio, sempre qua sul suo canale e sempre in mia compagnia. Ciao a tutti, ragazzi, e alla prossima.